Abbiamo visto una carrellata di presentazioni assolutamente interessanti e molto nel concreto. Mi ha impressionato in particolare l'ultima perché è molto lontana probabilmente dai temi che presenterò ora e che riguardano l'azienda per cui lavoro, cioè Zebra Technologies, ma assolutamente in tema con quello che illustrerò e probabilmente ad un livello più alto, ma riconoscerete molti dei temi affrontati finora. Il mio ruolo all'interno dell'azienda è quello di sales engineer, quindi sono una parte tecnica a supporto delle vendite. Vi presenterò brevemente di che cosa si occupa Zebra Technologies, vedremo dei casi particolari di business needs, quindi come emergono le nostre soluzioni e quali sono i temi che più ci sono a cuore nel fornire soluzioni ai nostri clienti, e vedremo nel particolare un paio di soluzioni. Se conoscete Zebra probabilmente per questa parte, evito questo tasto, per la parte prodotti, Zebra Technologies per una serie di acquisizioni è ora in grado di offrire hardware come mobile computers, stampanti tipicamente di etichette, stampanti portatili, e sicuramente una serie di apparecchiature per le letture RFID, tag, per le quali Teninga è assolutamente un nostro conoscitore e utilizzatore, e hardware per sistemi di localizzazione, tutte cose che servono direttamente ai nostri clienti, ma anche a noi, per costruire poi quelle che sono soluzioni che ho elencato nella parte destra di questa slide. Soluzioni che andiamo tipicamente a indirizzare nei settori di cui ci occupiamo, in particolare quello sanitario, l'healthcare, il retail, sia food che non food, transportation and logistics, vale a dire tutto ciò che è il mondo di trasporto su camion, su trailers in particolare, e il mondo della logistica. Con soluzioni specifiche che sono elencate lì, nomi tipici, ne vedremo un paio, Smart Pack e Smart Lens, sul finire di questa presentazione. Se vi interessa qualcosa di particolare che vedete in questa slide e di cui magari non parlerò, all'indirizzo zebra.com trovate questi menu e potete scendere in dettaglio di ciascuna voce. Il tema della mia presentazione, che appunto si ricollega molto a ciò che è stato detto finora, gira intorno a questa parola chiave, l'on-demand economy, vale a dire tutto il movimento di merci, di informazioni, di servizi e quindi di valore che derivano da richieste che nascono da clienti e per cui l'erogazione di questo servizio o la spedizione di una merce avviene nell'immediatezza subito dopo la richiesta e con l'attesa del cliente che questa arrivi a destinazione o il servizio venga fornito nell'immediatezza subito dopo che è stato richiesto. Abbiamo molte tecnologie moderne a supporto di questo tipo di processi. C'è l'artificial intelligence, c'è il mondo dell'IoT, di cui parlavamo anche stamattina, sicuramente il mondo dell'automazione. Tutte queste tecnologie però hanno un fattore comune, quello che chiamiamo proximity, una dinamica, cioè che le collega indifferentemente da dove vengono applicate. Pensate ad esempio al retail, a un'esperienza in negozio. Pretendiamo che recandoci presso un punto vendita l'esperienza di shopping sia la migliore possibile. Se il retailer vuole soddisfare questa nostra esigenza, chiaramente lo deve fare nella nostra prossimità. Allo stesso modo, nel settore dei trasporti, un corriere deve deliverare, deve portare della merce a destinazione, lo può fare
nell'immediatezza appunto della richiesta, rispettando le richieste del cliente di arrivare con una certa puntualità e sul luogo che è stato richiesto. E analogamente un concetto di prossimità c'è anche paradossalmente nell'healthcare. Ci aspettiamo, se ne abbiamo bisogno, di ricevere una medicazione che è consistente con il nostro stato di salute, con la nostra cartella clinica, quindi i dati devono pervenire alle persone che sono incaricate di prendersi cura di noi nel momento in cui questa medicazione deve essere applicata. In sostanza parliamo di un on-demand value, quindi del far arrivare del valore a chi richiede, uno di questi servizi. Per assurdo, c'è anche un tema sempre di prossimità, c'è anche un tema legato alla prossimità fisica delle merci. Se vogliamo che queste giungano il prima possibile a destinazione, è stato addirittura brevettato da uno dei grossi trasportatori e fornitori di merci, al quale probabilmente molti di noi si rivolgono, brevettato un sistema di consegna anticipata, per cui la merce viene addirittura portata in prossimità dei clienti finali, senza che questi l'abbiano effettivamente ordinata. Come fanno? Sulla base di esperienze precedenti di acquisto, di profilazione dei clienti e ovviamente su una base statistica, è possibile anticipare le scelte del cliente sfruttando opportune conoscenze del comportamento e il fatto che è possibile ottimizzare i carichi in questo modo. Il costo dei trasporti, infatti, e quindi la conseguente ottimizzazione dei trasporti, è uno dei costi principali che incide principalmente sul costo di un bene che deve essere trasportato a un cliente finale. Saper ottimizzare questo e cogliere anche l'opportunità di portare la merce già vicino al punto in cui verrà portata, avrà come destinazione finale, è ovviamente un doppio vantaggio. Perché si fa tutto questo? Perché da nostri studi, dalla collaborazione che abbiamo con aziende globali di trasporto e di e-commerce, sappiamo che negli anni a venire, ad esempio nel 2025, una gran parte delle consegne dovrà essere effettuata entro 2 ore dall'ordine. Questo significa mettere un forte stress alla catena di approvvigionamento e sicuramente non possiamo aspettarci che un oggetto, qualcosa che si trova molto lontano dal punto di destinazione possa essere portato là in sole 2 ore. Deve necessariamente trovarsi in prossimità di questo. Questa slide vuole anche ricordare che se non arriviamo all'estremo di anticipare le consegne spostando prima le merci, possiamo comunque consegnarle in maniera istantanea e nel punto in cui una persona si trova. Siamo abituati ad usufruire, come con Uber o altri servizi di taxi simili, di servizi a richiesta. Chiamiamo e dove ci troviamo una macchina viene a prenderci e ci trasporta. Quindi perché non fare la stessa cosa con una consegna? Se pretendo veramente di ricevere un bene ordinato online nel giro di 2 ore, probabilmente potevo ordinarlo stamattina all'ingresso di questo museo e fare in modo che mi venga consegnato nell'auto parcheggiata qui fuori, di modo che quando riparto ho già la consegna effettuata. Chiaramente sono esempi un po' forti, un po' estremi, ma vogliono far capire qual è la tendenza nel mercato della supply chain e del transportation, chiaramente ispirata dalle richieste che i clienti finali fanno. Com'è possibile soddisfare per l'e-commerce modelli di consegna di questo tipo? Sicuramente grazie al fatto che le tecnologie web, le navigazioni su internet sono costantemente monitorate da chi ha siti di questo genere e quindi per loro è facile ricostruire
l'identità, profilare le persone, ricostruire il modo in cui navigano all'interno di un sito, fanno acquisti, e questo fornisce una serie di dati di business intelligence che permettono di prendere le decisioni di cui parlavo prima. Purtroppo questa rappresentazione digitale non è altrettanto presente a livello fisico nei magazzini o dove le merci devono essere movimentate. Una delle finalità di Zebra Technologies è proprio di portare questa digitalizzazione anche nel mondo fisico. Per questo è necessario un cambiamento di mentalità. L'approccio tradizionale che abbiamo nel movimentare merci o comunque effettuare trasporti rientra in quello che chiamiamo System of Records, la parte sinistra di questa slide, che tipicamente si appoggia a sistemi informativi, sicuramente, ma che sono soltanto l'informatizzazione di un processo cartaceo, precedentemente effettuato solo manualmente. Sistemi che si appoggiano ai tradizionali WMS, che sono centralizzati, e che generalmente sanno cosa dovrà accadere, lo dicono ad un operatore che deve agire, deve fare un trasporto, deve fare un picking o scaricare un carico appena arrivato, ma non hanno veramente idea di cosa sta accadendo nel magazzino e possono prendere quindi decisioni conseguenti. Quello che invece prospettiamo, chiamato System of Reality non a caso, è un sistema dotato di sensori, di capacità di conoscere che cosa avviene realmente, qual è la situazione, ad esempio, inventariale di un magazzino. Per cui le decisioni di percorrere una certa strada all'interno del magazzino, ad esempio, dipendono dal fatto che le corsie siano libere, dal fatto che non ci siano altri operatori già che stanno agendo in una certa localizzazione, in un certo punto di questo magazzino. Il sistema può dire qual è la strada più breve per giungere da un punto all'altro di questi luoghi. Sono esempi di come un sistema, detto appunto System of Reality, possa suggerire all'operatore qual è la prossima miglior mossa. E questo avviene perché chiaramente gli operatori vengono dotati di apparecchi come quelli che proponiamo noi per effettuare elaborazioni sul campo, slegate e da sistemi centrali che possono quindi ottimizzare effettivamente il flusso di questi flussi di lavoro. Per dare una mano a questo abbiamo... Quindi possiamo parlare di now economy, economia dell'ora? Tu dici on demand economy, on demand dal punto di vista funzionale, però dal punto di vista strategico è un'economia dell'ora e adesso. Assolutamente sì, è un'economia che i sistemi che li supportano devono analogamente seguire quest'idea di... non tanto pensare a strategie particolari, devono riuscire a prendere la miglior decisione con la situazione che effettivamente c'è in quel momento. Ed è una situazione che non si può prevedere, deve essere acquisita sulla base di una sensoristica, di un inventario fatto immediatamente, a partire dal quale traggo poi conclusioni e decido qual è la prossima mossa. Stavo presentando questo argomento a supporto chiaramente di tutto quello che ho detto finora, è anche necessaria una intelligenza centrale che noi abbiamo racchiuso in un servizio che chiamiamo Savanna ed è fruibile online, ovviamente in cloud. Savanna è una piattaforma di data services. Lo vediamo subito che cosa contiene. Alcune delle funzionalità di Savanna Data Services sono elencate qui e sono tipicamente di interesse per chi opera ovviamente nel nostro settore. Prendete per esempio l'UPC Lookup. Questo significa che in qualsiasi punto della supply chain, mentre una merce è in movimento e qualcuno scannerizza un barcode, può consultare la nostra base dati e ottenere un'informazione completa di un prodotto, che ovviamente è censito in quella base dati, che è globale,
per sapere che cosa contiene, per sapere, per prendere decisioni contestuali riguardante quella precisa, quel preciso oggetto che sta maneggiando in quel momento. Un'altra funzionalità è quella, ad esempio, della consultazione del database dei prodotti richiamati, attualmente disponibile per la versione americana della Food and Drug Administration. Presto sarà disponibile anche per la parte europea, che ne ha una versione simile. Potete comprendere come durante la lavorazione delle merci, in qualsiasi punto, è possibile intercettare qualcosa che deve essere richiamato, che deve essere tolto dalla supply chain perché è stato richiamato. E questo è possibile attraverso un servizio cloud come questo. Non deve essere quindi l'utilizzatore finale, un'azienda particolare che ha quel database o ha accesso. In qualsiasi punto, e anche fuori dal nostro diretto dominio, questa base dati è consultabile. Non potevamo ovviamente mancare di avere anche una blockchain. Tramite la piattaforma Savanna è possibile accedere in maniera trasparente a voi, perché lo fa Zebra dietro le quinte, alla registrazione di informazioni della blockchain. Sapete probabilmente che si tratta di una registrazione di transazioni, di qualsiasi informazione voi vogliate salvare, che è irrefutabile e certificata e quindi verificabile da chiunque nel resto del mondo. Ubaldo Montanari in questo senso è un esperto di questi argomenti e può darvi delucidazioni se volete conoscerne di più. Capite quindi qual è il nostro approccio, quello di fornire non solo hardware ma anche soluzioni complete e addirittura servizi dati che sono unicamente ospitati in cloud. Vado a concludere presentandovi due soluzioni concrete. La prima si chiama Smart Pack Trailer, è indirizzata all'ottimizzazione dei carichi nel transportation. Qual è l'obiettivo principale? Quello, uno, di rendersi conto che la maggior parte dei trasporti non ottimizza il carico e quindi noi stimiamo circa il 30% d'aria trasportato inutilmente su strada. Sappiamo per certo, per aver fatto i conti con alcuni grossi trasportatori, che migliorare solo pochi punti percentuali di questa saturazione incide positivamente sui costi di trasporto, e tutto questo capite che fa il paio con quanto dicevo inizialmente relativamente al trasporto ad esempio anticipato delle merci. Un modo che ho di utilizzare quel 30% di aria è riempirlo con merci che non mi sono state esplicitamente richieste, ma posso già portare in prossimità dell'utente finale. Se non scelgo questa strada, posso sempre aspettare, se possibile, di far partire un carico non saturo mettendo in strada un camion in meno. C'è quindi anche un aspetto green come effetto positivo di questo tipo di soluzione. E per darvi un'idea concreta di come funziona, c'è una telecamera con dei particolari sensori di profondità che viene messa alla bocca di carico, un supervisore, lo vedete sulla parte destra in alto, tramite un tablet controlla varie baie, è in grado quindi di intervenire direttamente se rileva un'anomalia, e il sistema, come dettaglio di ciascuna baia, dà la curva di carico nel tempo, cioè di come gli operatori stanno portando il carico verso la saturazione o meno. In questo modo è possibile monitorare anche la produttività di chi lavora su questo carico o scarico della merce, potendo quindi confrontare squadre differenti di lavoro. Il sistema poi dà una visione laterale di quelli che sono tutti i muri di carico a partire dal fondo verso l'ingresso, dando quindi l'idea concreta di qual è il gap di ogni muro, di ogni impilamento di merce rispetto al 100% disponibile. In questo modo è possibile tenere conto chiaramente volta per volta, ma anche su base
temporale più lunga ed effettuare analisi dettagliate sul perché una certa tipologia di carico, ad esempio, non venga ottimizzata rispetto ad altre. Arriviamo all'ultima soluzione che voglio presentarvi, si chiama Smart Lens, è dedicata al mondo del retail non food tipicamente, quindi immaginate una situazione di capi di vestiario, magari particolarmente costosi, che sono su un piano di vendita, quindi sono appesi a degli appendini o stanno su dei tavoli. Capi che prima sono stati portati nel magazzino dietro il piano di vendita, da quel momento vengono presi in carico dalla soluzione, cioè censiti, se ne tiene traccia durante il trasporto dal magazzino al piano di vendita e il sistema è in grado di sentire, ovviamente questi capi sono taggati e la tecnologia di base è RFID, il sistema è in grado di tracciare come un sistema di localizzazione il movimento di questi capi all'interno del piano di vendita. Quindi quando, per intenderci, un cliente prende il capo e va in camerino, non è che lo seguiamo col video nel camerino, ma sappiamo che quel capo è in prova in questo momento e siamo anche in grado di vedere se per caso quel capo sta cercando di prendere la porta di uscita senza essere passato dalla cassa, quindi c'è anche un effetto di deterrenza e di controllo in questo senso. Ne nasce un'analitica sull'utilizzo delle merci, sull'utilizzo degli spazi dove queste sono state messe e naturalmente tutto questo consultabile tramite delle apposite dashboard che sono sia mobile che su tablet. Per concludere, riassumo velocemente quanto abbiamo coperto. Abbiamo visto l'ultima soluzione, la Smart Lens, quella precedente Smart Pack Trailer, quella sul carico di ottimizzazione del carico. Abbiamo parlato di Savanna Data Services, la piattaforma cloud. Abbiamo visto la differenza tra i System of Reality, System of Records, cioè tra quelli tradizionali e i sistemi basati su sensori e la conoscenza di ciò che avviene continuamente. E abbiamo visto i due casi di delivery istantanea che può avvenire ovunque ci troviamo o addirittura anticipatoria e prima ancora abbiamo visto le due anime di zebra, quella hardware e quella delle soluzioni. Vi ringrazio. Grazie mille.